Ciao a tutti e bentornati ai video del Summit, o benvenuti se questa è la prima volta che vedete uno dei nostri video. In questo caso io sono Francesco e se i video vi sono piaciuti iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi. Vi starete chiedendo che cos'è questa pila di carta abbastanza massiccia. Nel 1972 un giovane ingegnere americano, docente di ingegneria elettronica alla Cornell University, inizia a pubblicare in modo autonomo una piccola newsletter cartacea. Per ben 13 centesimi potevi ricevere a casa in abbonamento alcuni fogli ciclostilati contenenti di volta in volta informazioni utili e che operavano nel settore dell'elettronica e degli strumenti musicali elettronici. Lui è Bernie Hutchins e la newsletter si chiama Electronauts. Oltre alla newsletter, Bernie ha pubblicato diversi libri sul tema elettronica e strumenti musicali elettronici, centinaia di application note nell'area della sintesi analogica e digitale, dell'audio e della teoria dei segnali, e altre pubblicazioni minori. Tra i primi collaboratori della newsletter pare ci fossero anche due nomi divenuti poi pilastri nel mondo dei synth, ovvero Bob Moog e Don Buchla. Qualche tempo fa, nella mia continua ricerca di materiale interessante per la mia biblioteca personale, ho contattato Bernie perché volevo acquistare un archivio completo, ma sfortunatamente non è più possibile. E direi che dopo 50 anni mi sembra più che legittimo. Tuttavia, di tanto in tanto, qualche archivio compare in vendita online, nelle liste dedicate o nelle aste. Fortuna vuole che recentemente mi sia capitata l'occasione e l'ho presa subito al volo in Francia. Perché questo archivio è importante e fondamentale per chi lavora nel mondo dell'elettronica musicale o per chi maker nel mondo del do-it-yourself? Con un archivio molto più che esaustivo, composto da oltre 9.000 pagine, di cui 3.000 online consultabili gratuitamente, le Electronauts sono una fonte inesauribile di schemi, analisi, suggerimenti e curiosità per tutti quelli che si avvicinano o che lavorano nel settore. Sono diversi i moduli e gli strumenti prodotti negli anni a partire da questo archivio, ad esempio l'ASM 2 di LB Design e i moduli di Kingstone. Viene citato anche dal compianto Ray Wilson come fonte di ispirazione per i suoi strumenti e il suo mai dimenticato Music from Outer Space, dal quale un po' tutti abbiamo acquistato kit e imparato qualcosa di tanto in tanto. Cosa troviamo dentro le Electronauts? VCO, VCF, inviluppi, noise, amplificatori, tutto quello che possiamo desiderare in un synth qui lo troviamo spiegato nel dettaglio, parte teorica e parte pratica. Dal design alla progettazione, dalla costruzione ai modi di impiego. Molto più importanti degli schemi forse sono le nozioni che vengono trasmesse in modo chiaro e preciso. Non solo come costruire un VCO, ma come funziona e perché funziona, soprattutto. E poi ovviamente come applicare tutte queste nozioni al fine di progettare e creare qualcosa di nuovo. Come si legge spesso in alcuni forum di settore, molti vorrebbero che questo materiale venisse rilasciato open source alla community. Di diverso avviso è però Bernie, che da qualche anno avrebbe piacere di cedere tutto l'archivio, tutto il pacchetto, archivio, marchio e diritti, ma purtroppo non è facile trovare chi abbia il denaro, la voglia e le competenze per imbarcarsi in un progetto così immenso. La speranza è che tutto questo lavoro non vada perduto e che possa essere preservato nel tempo e reso magari consultabile, se non acquistabile, in qualche forma più pratica. Il consiglio che vi do è quello di iscrivervi al nostro canale YouTube o alla nostra newsletter, perché è nostra intenzione ritornare sull'argomento. Rimanete sintonizzati sul Summit, la prossima edizione, l'11ª, si terrà il 13 e 14 novembre 2021.